Eccoci qua ragazzi per una nuova puntata di WineAcademyVino.com. Oggi vi porterò con me nel mondo del Gewürztraminer. Faremo un giro in Italia, nel nord Italia e in Francia. Primo vino, Rocca del Frassino, Traminer aromatico Friuli 2020. 2020 un'annata dell'equilibrio, un'annata dove la carica aromatica e dei profumi è netta e ben distinta. Le caratteristiche del Traminer aromatico del Friuli sono la tensione, queste note agrumate, la parte balsamica, la parte di verticalità in bocca con questa grandissima persistenza, ma che giocano più sull'acidità e sulla tensione, ma meno sulla densità. In questo caso giallo pagliarino luminoso, denso, compatto, queste note di cedro con primorosa, questa salvia limonata, perché non bisogna parlare di aromaticità, ma bisogna parlare di timbro aromatico che ha una sua riconoscibilità e una sua impronta stilistica che riconduce un territorio e un vitigno. Bocca è teso, nel suo tempo si espande, richiamo questi agrumi quasi un po' primorosa, un bitter taste, questa nota agrumata un po' amarognola, con questo finale teso e acido di grande profondità. Adesso ci spostiamo di qualche chilometro e vi porto con me in Alto Adige, sempre 2020, un'annata di densità, di spessore, di carica di profumi, Gewürztraminer Blumenfeld. I Gewürztraminer di questa zona hanno una carica anche maggiore di densità e di colore, questo è proprio un giallo dorato pieno, spesso e compatto, guardate come gira la massa, omogenea e compatta. Il naso che lavora sullo spessore del naso, la densità, queste note cariche ricordano l'acqua di rose, queste sfumature di frutta a polpa gialla, una susina gialla, queste note anche quasi di clementine. Questo intorno quasi anche la parte un po', note anche iodate, ma sicuramente un naso spesso, compatto e di grande carica aromatica, quindi di timbro di aromaticità, quindi di grande riconoscibilità, profumi netti e ben decisi. In bocca subito espansione, ti arriva e si espande subito al palato, grande richiamo di queste note profumate, acqua di rosa in primis anche in bocca, questa tensione fresca ma al suo tempo anche salino, sì, timbro aromatico, grandi profumi ma anche una parte salina, tipico di questa zona che dona spessore, dona bevibilità e grande profondità. E adesso vi porto in Francia, Alsazia, 2019, Gewürztraminer, 19 è nata dell'omogeneità, dello spessore, della grande impronta stilistica sia nei profumi dove i vitigni vengono marcati, in questo caso Gewürztraminer, domani della Val della Colmar, anche qui carichiamo in densità, in spessore e in colore soprattutto, guardate che giallo dorato, carico, ricco, di grande luminosità, con dei riflessi anche verdi, cosa identifica questo? Un vino di grande spessore ma un vino ancora giovane. Qui abbiamo tutta la potenza e il timbro aromatico del Gewürztraminer alsaziano, unico e inconfondibile. Queste note di agrumi canditi, queste note di pepe bianco e pepe rosa insieme, tipico timbro di queste zone. Vediamo queste sfumature selvatiche che ricordano il basilico rosso, l'alloro, però grande spessore e grande densità con questo finale di fiori. Al gusto ne fa da padrona la sua potenza, la sua densità, la sua espansione, entra e si espande subito. Richiamo di agrumi canditi, queste note di pepe bianco tipiche di questo vitigno in questa zona. Un timbro aromatico riconoscibile con questo finale fresco, salino e con ricordi di mimosa. Grande profondità per un grande Gewürztraminer. Tre stili differenti dello stesso vitigno, dalla tensione alla parte fresca, selvatica e balsamica del Traminer aromatico del Friuli, dalla densità, dal colore più marcato, dallo spessore, da questo richiamo di agrumi e di frutta e polpa gialla in Alto Adige e più fine l'Alsazia nella massima espressione di quello che è il palato del Gewürztraminer nel suo timbro aromatico, nella sua persistenza e nella sua personalità. Buon divertimento, degustate e ci vediamo alla prossima puntata.